giriamo una curva e andiamo nel supermercato, eh? Ci andate al supermercato con le tesserine, eh? Che passi la tesserina prima dei soldi e la carta di credito, perché? Perché con i punti poi tu prendi il regalo. Hai capito? Capito, dottore? Tu fai 1.000 punti e prendi il regalo. Considera che un bollino ogni 10 euro, tu quando c'hai 1.000 bollini, quanto hai speso? 1.000 euro, 10.000 euro, e loro ti danno con questi bollini, che tu hai speso 4-5.000 euro, che ce devi avere la Caritas o ce devi avere il ristorante Cracco, perché se no non li spendi, loro quando hai speso 3-4.000 euro ti danno una tazza, pensa, una tazza con una piccola differenza di 3 euro. Mora da la tazza costa 3 euro. Ma fa prima a comprare la tazza e andare a fare la spesa, non ti pare? È che a noi ci piace, dobbiamo fare la spesa. I bollini, via i bollini. Capito? Roma, città dei consigli, 3 anni di consigli. E sui ristoranti posso dire di saperne, anche perché la mia tradizione familiare, la faccio vedere questa foto perché è molto importante. Eccola qua. Mettiamola qui, eccola qua. Questa è la mia famiglia, questa era mamma mia. Questo era mio nonno, perciò di ristorante, volente o nolente, ne so. Sì, dai, al ristorante, dai, ricordate il ristorante? Quando al ristorante si mangiava il primo, il secondo, il terzo. No, non ci siamo. Sono cambiati i gusti delle persone. Allora, quando si mangiava c'era chi mangiava e chi non mangiava. Traduco, chi mangiava e chi non mangiava. Adesso tu troverai, lo dico a te, amico che ci guardi, amica che ci guardi, allora troverai al tavolino con te. Onnivori, quello che ogni, cioè si mangia ogni cosa. Locatori, quelli che mangiano solo la roba locale. Ecotariani, la roba etica. Nazionalisti, solo la roba italiana. Esterofici, solo la roba straniera. Vegetariani, ma li conoscete. Poi pescariani, quelli che mangiano solo pesce, i pescariani. I vegani, li conoscete. I crudisti, solo la roba cruda. E sulla roba cruda, ci devo perdere 5 minuti. Un amico mi chiama e mi fa: vieni con me a mangiare in un posto vegetariano. Io, guarda, non c'è, guarda, è un posto eccezionale. Tu non ci sei mai stato. Se non ci sei stato, un motivo di fondo ci deve stare. Arrivo in questo posto vegetariano, tutto molto relax. La musichetta quasi non si sentiva. Spegnila, se non si sente, spegni questa musica, no? Arriva e fa: prego, dottore, bentornato. E ta sede, questo mi fa: prego, i signori cosa prendono? E dice: le mani come mettono? Io guardo, sta con me e fa: faccia lei. Mi porta, ragazzi, mi dovete credere, vi giuro sulle cose che. Mi porta un piatto così, con dentro, sopra, manco dentro, sopra, una carota, manco julienne, sana, due asparagi crudi, un finocchio e una zucchina. Tutto mezzo crudo. Perché crudo, dottore? Perché se tu lo cuoci troppo perde il sapore, perde. Dico, vabbè, ma il rumore di fondo di questo pranzo era questo: cricchete, 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 cricchete. Tutto crudo. A un certo punto il signore guarda, va, ottimo, veramente. Questo si avvicina, sa, tronfio, pieno di sé. Ehi, dottore, grazie, grazie, lei è sempre troppo buono. Sa che noi abbiamo un cuoco eccezionale. Io ho detto: sì, ma oggi ne è venuto il cuoco eccezionale. Ma mangiava tutta roba cruda, non mi dica che hai messo a conto la cucina, perché non è la cucina. Però poi incontri, vado qui, i crudisti che mangiano solo roba cruda. Poi ci sono i respiriani, conosci i respiriani? No. Mio nonno mi diceva, ma quando mangiavi poco, ma che campitaria, i respiriani sono quelli che fanno così. Mi mangio solo il primo, lui ha pranzato il primo e il secondo. Poi ci stanno i fruttariani, solo la frutta, i macrobiotici, i lattoriani, i metariani e i gravisoni, insomma, anche che so. Mangiare è difficile. Anche perché in certi posti ti si creano dei problemi. Eh sì, problemi di ordine educativo. Spiego perché. Perché io ho una mia educazione. Io quando vado ai ristoranti, come abbiamo detto all'altra puntata, devo strillare: oh, Moro! Questo è il mio tono. Ma in certi posti che non si può parlare, hai visto come fanno? Io già non ci sento cacofene. Quello parla piano, perché più parla piano e più il conto è alto. Capito? E per chiudere, tutto va su un letto di qualche cosa. Sembra un mobilificio. Perché tutto su un letto di lattuga, un letto di spinaci, un letto. Io dico: scusi, mettiamoci pure un cuscino e un'altra cosa, perché non si sa cosa stiamo mangiando. Se vai lì, ma se.